Il Corriere della Sera si è scomodato per andare a rintracciare Valentina Puglisi, consigliere del Movimento 5 Stelle all'interno del comune di Mister Bianco. Ma voi direte il perché? Valentina Puglisi non è stata accusata di non aver fatto il suo lavoro da consigliere comunale, ma bensì di non aver prestato servizio come insegnante in quel di Torino. L'opinione pubblica si è divisa sulla questione. Molti hanno puntato il dito sul doppio stipendio percepito dal consigliere comunale Puglisi, ma altri invece l'hanno presa come una questione morale per aver abbandonato gli alunni al loro destino. Ma noi ci chiediamo, dove sta la verità? La consigliera Valentina Puglisi, in una lettera aperta, ha dichiarato di riversare la propria indennità da consigliere comunale per formazione contabile e per la restante al Movimento 5 Stelle. E per quanto riguarda l'aspetto relativo alla scuola, appunto continua dicendo che se si fosse messa in aspettativa avrebbe perso sia lo stipendio da insegnante, ma cosa più importante è l'anzianità, con la possibilità di vedersi scavalcata in graduatoria. L'insegnante consigliere punta il dito sulla buona scuola di Renzi, dato che prima dell'anno scolastico aveva fatto ricorso tramite il suo avvocato per chiedere un trasferimento in Sicilia che non le è stato accordato. Se possiamo analizzare bene l'articolo, possiamo notare che nel titolo non vi è citata la consigliera con nome e cognome, ma bensì è citato che la consigliera è nello specifico Grillina. Quindi in questo caso forse ci stiamo preparando alla campagna elettorale? Poi è già iniziata.